e benvenuti in questo nuovissimo video haul. Se mi vedete vestita come l'altra volta, come l'altro video haul, è perché sto registrando tutto in una stessa giornata, perché mia madre deve lavare tutto, io perché mi voglio mettere la roba, quindi ho registrato subito questo video. Praticamente sono tornata ieri dagli Stati Uniti e già sto registrando video. E niente, questo è il video haul di Los Angeles. Vi faccio un po' vedere le cose che ho comprato a Los Angeles. Le ho comprate quando sono tornata, cioè il giorno che sono ritornata. Sono andata in un outlet a Los Angeles che si chiama Citadel Outlet, che è nella zona del commercio praticamente. E ho tutte cose scontate al 60%. Ma proprio tutti i negozi tipo Michael Kors, le borse scontate al 60%, pure 70%, ma costavano già 300-400 euro, 400 dollari, e in se scontate costavano sui 200 e qualcosa. E ho detto vabbè, sì, era un'offertissima per dirvi, cioè tipo c'erano i jeans della Calvin Klein che costavano molto poco, ma già me l'ero comprato uno a Las Vegas, cioè non mi andava di riprenderlo e tutto quanto. Cosa c'è là dietro? Niente, tutti i cosi. E quindi niente, vi faccio vedere un po' le cose. Ho cercato di spezzare i due haul, anche se non ho comprato tantissimo, però almeno vi faccio vedere bene dove ho comprato il tutto. Allora, vi faccio vedere una cosa così per cominciare. Ho comprato a Los Angeles ed è questa. Vi faccio vedere. Questa statuetta qui ad Hollywood l'ho comprata, con scritto Hollywood Best Mother, l'ho comprata per mia madre. Ed è appunto questa statuetta qui. Era molto carina, ma anche lì souvenir, ragazzi. Non vi dico, sono andata alla Walk of Fame su La La Land. Come avete visto pure dal vlog, le cose costano tantissimo. C'è una calamita 7 dollari. Ma come si fa? C'è una calamita da attaccare al frigorifero 7 dollari. Cioè, se sarebbero 7 euro praticamente. Cioè, io vabbè, sono rimasta sconvolta. Allora, praticamente in questo video partiamo con le cose invece del make-up. A Los Angeles non ho comprato moltissimo di make-up. Sono andata a un centro commerciale la prima settimana. Io vi sto dicendo tutti di questi negozi, centri commerciali, lo so, sto parlando troppo, vi sto dando troppe informazioni così velocemente. Però sono andata, penso che capirete dai vlog, sono andata al centro commerciale di Hollywood, dove c'era Victoria's Secret, tutto quanto, Pink. La sottomarca di Victoria's Secret, c'è cioè la marca Sport. Ho visto un sacco di negozi, solo che c'era Sephora, MAC, ma le cose, ma come fanno gli altri youtuber a dire: oddio, sono andata da Sephora, mi sono comprata un sacco di cose, perché qua c'hanno dei prezzi. No, ma che prezzi? Cioè, c'hanno dei prezzi come in Italia e anche forse di più dell'Italia. Cioè, non ho trovato veramente qua. Perché io dico, vabbè, se mi devo comprare qua la palette dell'Urban Decay, che la trovo pure in Italia, cioè che me la compro a fare? Ma la compro in Italia? Scusami, cioè, nel senso, io ragiono così. Sono andata alla Sephora, c'era sì, Kat Von D, tutto quanto, la linea magari più aggiornata di qua. Per carità, ci saranno state cose che magari qua non trovi, però comunque per il prezzo ho detto già, cioè, non me la sento di comprare pure la MAC. I rossetti costavano 19 dollari, 22 dollari, cioè come qui praticamente 19 euro, 20 euro, cioè erano quelli. Sono andata da Kiko, ma per curiosità, perché lo sapevo comunque Kiko, essendo una marca italiana, Kiko Milano. Sono andata e tipo il fondotinta che mi metto io, di 5 euro qui in Italia, 5,50, la costa 14 dollari, cioè 14 euro. Ma che stiamo a scherzare? Per dirvi, cioè, non ho. Infatti all'inizio, come avete visto dal vlog, mi ero un po' scoraggiata, perché dico, io qui non compro niente, cioè mi sono portata la valigia a vuoto. Ma più che altro proprio per l'idea, mi sta prendendo a male, perché tutti mi hanno detto, ah, ci sono gli sconti, ci sono quello, ci sono quell'altro. Poi dico, ma che. Però comunque sono riuscita a raccimolare qualcosa anche lì. Infatti, per quanto riguarda il make-up a Los Angeles, ho trovato un negozio che aveva tutte cose strane, tipo manga, Marvel, cose del genere. Andrei impazzito letteralmente. C'erano tutte cose di Guardiani della Galassia 2, volume 2. E io ho trovato, poi alla fine non ho comprato niente, ho comprato io. Dice una cosa scandalosa, cioè a me mi interessava il negozio, invece quella che sei andata a comprare è stata te, va bene. E ho comprato delle cosine di questa marca, Black Heart, che sarebbe cuore nero. È un po' una marca dark,
rendo conto, non è da me però. Mi piacevano le confezioni, insomma, i pack. Questo è praticamente un pack, una scatolina rigida della Black Heart. Sono dei liquid lipstick matte. Tinte labbra cosa sono? Sono praticamente due nude, uno più sul rosa e uno più sull'incarnato. Questa nera, che non avevo tinte labbra nera, e questa violacea. Cioè, guardate, questa qui, questa scatolina non l'ho ancora provata, poi farò un video recensione se vi interessa. Questa qui l'ho pagata $8,90, quindi già il prezzo, dico, vabbè, ci stanno 4 tinte labbra, ho detto si può fare. Poi ho preso questo lip qui, che è praticamente un rossetto che fa ombra, sfumatura sul rosa e sul nero. Cioè, vi faccio vedere qua, ragazze, la bocca che è disegnata qui. L'effetto dovrebbe venire quello. L'ho portato a mia sorella questo, ma dice che non riesce a mettere l'ombra nera. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Ed è questa matitona qui, che è praticamente fatta così. Qua c'è la parte rossa scura violacea e qua c'è praticamente la parte nera per fare l'ombratura. Poi, sempre in questo negozio di questa marca, ho preso questo rossetto qui, che è sempre matte. Ed è il Tragic Beauty, è un rosso scuro, tipo rosso bordeaux, e questo sempre della Black Heart. Questo è il mascara volumizzante. Ah, scusate, non vi ho detto i prezzi. Questo l'ho pagato, oddio, sì, $5 questo rossetto, mentre questo qui l'ho pagato $4,99, mentre questo qui, che è il mascara, $6,90. Ed è questo mascara volumizzante sempre di questa marca. Proveremo questa marca. Mi entusiasmava particolarmente, quindi l'ho presa. Siamo invece ai capi d'abbigliamento. Sono riandata perché non mi bastava al negozio della Polo ASSN, non dalla Polo Ralph Lauren, questa è la Polo americana. E mi sono presa queste mutandine qui perché c'erano cose diverse, cioè in USA. In Stati Uniti, ovviamente, cambiando stati, potevo notare nei stessi negozi cose differenti e sconti differenti anche. E ho comprato queste mutande qui, questa qui con tutto pizzo dietro, un po' questo video un po' sexy. E ho preso una L, ma mio malgrado non c'era una M e quindi non ho potuto prendere, però mi stanno comunque alla fine, che le mutande sono elasticizzate, si adattano molto facilmente. Questa mutanda qui rosa, sempre uguale a quella di prima, e nella versione celeste. E queste qui, tutte e tre, le ho pagate $9. Poi dalla Polo mi sono ricomprata un'altra magliettina che mi piaceva. Questa qui, questa volta nera, con il simbolo, vedete, della Polo, che non c'è scritto Ralph Lauren, ma USPA, ed è proprio la Polo, quel gioco da Polo, quello americano, ecco, per intenderci. Ed è questa qui nera con il collo a V, con gli inserti così in rosa shocking, mi piace tantissimo. Mi sono comprata sempre dalla Polo questi jeans, cioè io la Polo praticamente l'ho amata follemente. Andrea non sapere se ha comprato 10 magliette, cioè dovrò fare un video haul con Andrea se ha comprato 10 magliette, giacchetto, 3 magliette da Abercrombie. Ecco, per esempio da Abercrombie non ho trovato nulla di che, lui si è trovato 3 magliette a $28 tipo, cioè una cosa del genere. Si è comprato la Billabong. Un sacco di cose pure lui. Questi jeans qua, che sono praticamente così attillati, ma ragazze, cioè, io li amo questi jeans. Sono quelli che mi sono piaciuti più di tutti gli altri paio che mi sono comprata. E sono fatti così, e hanno dietro appunto la targhetta con scritto Polo, e anche qui Polo. Cioè, sono stupendi questi jeans. E questa è una taglia 4. Le taglie americane sono diverse dalle taglie italiane, ovviamente, cioè tutto lì è diverso, e non ci sono i metri, ma ci sono le libbre, non ci sono l'ora di 24 ore, ma c'è il PM, AM, non c'è, tutto diverso. Ah, cosa, scusate, aspettate, scusate, era mio padre, ma sto registrando in camera dei miei genitori e qua hanno il telefono. E niente, sempre dalla Polo, vi dicevo, ho comprato questo giacchetto qui, uguale ad Andrea, lui se l'ha comprato in versione maschile e in versione femminile. Ah, i jeans li ho pagati $19, e la maglietta sempre sui $10, mentre questo l'ho pagato sui $20, questo giacchetto qui, ed è un giacchetto così normale, semplice, molto casual, così di tessuto tipo impermeabile, con il simbolino della Polo, ecco qui. Cioè, guardate, ragazze, che carino.
Che carino. Poi ho comprato sempre in un Marshall, che sarebbero quegli outlet che vi avevo parlato nel video di Las Vegas, vi lascio comunque il link qui sotto. Ho comprato questi toppini della Calvin Klein a $19,99. Sono fissati questo 19, cioè ho comprato tutta roba a 19. Ed è questo qui, questo toppino qui della Calvin Klein nero e questo qui bianco, quindi uno per me e uno per mia sorella, sono stata Clemente, anche perché me l'aveva richiesti lei, quindi io l'ho riportato a lei. Poi ho comprato in quei negozi di souvenir delle magliette per mia cugina, mio cugino, un cappelletto con scritto LA, quelli proprio da baseball, cioè cose del genere. E per me mi sono riportata questa maglietta classica da turista, I love LA, cioè I love Los Angeles. L'ho comprata sulla Walk of Fame a Hollywood, c'era lo sconto delle magliette $9. Vabbè, io sono tipo taccagna, tipo dai Bangladini. Poi, ultima cosa che vi faccio vedere in questo haul, poi ahimè sono finite le cose, sono queste mutande che ho preso, tutte mutande mi sono comprata, tipo un mescherzeggio di mutande, sono le mutande che ho preso con l'offerta da Pink, che sarebbe il negozio di Victoria's Secret Sport, e le ho pagate 5 mutande, $28 c'era l'offerta. Ho preso questa qui, che è questa mutanda americana per Izzo, ma questa è un regalo per la cugina del mio fidanzato, per Manuela, quindi non è mia. Poi ho preso questa qui che mi piace tantissimo, è fatta così, oddio. Aspettate, perché ecco, è fatta così, cioè guardate ragazze, è praticamente una cosa, cioè, tipo top. Eccola, cioè questa parte è spessissima, ma che ti tiene belli dritti i fianchi, che ti tiene belli contenuti i fianchi, ed è appunto così, con scritto pink, 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 bianca e nera, con il perizoma dietro. Poi ho preso questa mutanda qui, che questa è di mia sorella, però comunque la faccio vedere, cioè io ho portato roba dagli altri, che è questa qui con scritto Let's Cuddle dietro al sederino, ed è una mutanda ed ha questa appunto inserto così in pizzetto fluorescente arancione. Poi ho comprato sempre da Pink questa mutandina qui fucsia, con scritto pink con tutti i brillantini argentati, cioè è un perizoma, è un tanga, però mi piaceva il colore fucsia con questo tipo pizzetto e questa scritta argentata con i brillantini. E come ultima mutanda e ultima cosa che vi faccio vedere per l'haul americano è questa mutanda qui questa mutanda qui color rosa antico e con la scritta sempre pink in argento. E niente ragazzi, spero che tutte queste cose vi siano piaciute. Fatemi sapere sempre qui sotto le cose che vi sono piaciute di più, se volete delle review dei rossetti che ho comprato, delle cose che ho comprato di questa marca Blackheart. Non so se voi la conoscevate, non la conoscevo. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Spero vi siano piaciuti anche tutti i vlog. Non so se ne dovrò mettere ancora, se questi video li caricherò tra un vlog e l'altro, perché sono veramente tanti vlog comunque, e quindi non so come li organizzerò e tutto. Vi lascio comunque sempre tutto qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!